Allora ragazzi, breve tour nella villa dei vecchi. Dei vecchi. Cercherò di non ammazzarmi. Ah, come vedete non si può entrare, ho dovuto scavalcare la barricata qua. Però è abbastanza semplice, anche per un impedito. Ok. Questo è il salone, come vedete tutto rotto. Questo sono i resti di un vecchio pianoforte, immagino. Queste vecchie porte, messaggi per tutti. Anzi, andiamo dall'altra parte, qua non c'è niente di bello. Ovviamente spero di non incontrare presenze o robe varie. Sono alquanto terrorizzabile. Questo è il camino. Sembra piccolo, in realtà ci posso entrare io. Questo buco penso sia un pozzo, non ne sono sicuro. Ma spunta fuori qualcosa. Aiuto, una roba è spuntata. Si vede un fico secco. Cazzo, non c'è la luce, se no vi faccio vedere cosa c'è dentro qua, una voragine. Ovviamente non posso passare. Questa è un'altra stanzetta. Beh, niente di che, è tutto rotto però. Questo è un altro salone. Finestre ricoperte di foglie. Siamo in provincia di Lecco, immagino, Cortenova. Così nel caso qualche pazzerello volesse venire di notte, io non ci tengo, però c'è gente più coraggiosa di me. Fortunatamente qua non si vede pressoché niente, non la volevo far vedere, solo questo che non si vedrà. No, ok, fa niente. Vabbè, qua non c'è un cazzo, come avete potete immaginare. Andiamo alle scale, qua si vede sempre il... Ecco qua arriva la parte difficile, dovrò salire. Come no, potete notare le scale sono praticamente, cioè, non esistono più, quindi non fate caso se traballo o cosa. Qua si può vedere il tetto sfondato, quindi un buco di luce. Vabbè, vi faccio vedere in che condizione sono le scale, tra l'altro senza ringhiera. Oddio, aiuto. Male che ci sono le fronde a cui mi posso appendere come Tarzan nel caso cadessi. Aiuto. Fatica. Ok, siamo al piano, se primo piano. Si potrebbe anche andare più su, ma sinceramente non me lo sento proprio di affrontare quelle scale. Quindi direi che vi accontentate del piano primo. Qui ci sono... Beh, non lo so, guardate voi che cazzo. Ah, qua un po' di luce finalmente. Mini caminetto.
si può godere dello splendido panorama della Valsassina, o Valsassina, non so come si dica. Aiuto, mi ammazza. Qua c'è una sottospecie di peluria, non ho idea di cosa sia, probabilmente un cane morto. Ragazzi, aiuto. Ecco lì è da dove sono entrato. Ho dovuto scavalcare quella brutta palizzata del cazzo, che cazzo serve poi. Le donne del nord sono tutte troie. Beh, non tutte, dai. Qualcuna magari. Mentre sono qui che cammino, sento un odore di merda di cavallo, non riesco a capire da dove arrivi. Oh, qua si vede. Che cazzo non è quella roba lì? Qua, beh, comunque potete vedere il tetto, in buonissime condizioni direi. Allora, qui devo stare attento perché prima a momenti mi ammazzo. Questo buco di merda, quindi ci passo leggermente intorno. Qui c'è una finestra sgarrupata, una porta che non porta da nessuna parte, perché come potete vedere c'è il muro, quindi non ho idea di cosa servisse. Si chiude pure da sola, fantastico. Qui sempre corridoi molto ben illuminati. È la parte più bella della casa, quella col tetto sfondato. Eccolo lì. Potete vedere il cielo, ovviamente si vedrà nerissimo perché c'è il sole, ecco così si vede meglio. Qui c'è un buco che porta tipo 6 piani più sotto. Vabbè, porte, porte, mica porte. Questa dove porta? Buh. Ah, ecco. Dai, passo di qua, visto che ci sono. Guarda, qua c'è anche un paratenda. Bellissimo, me lo porto a casa. E qua vedete sempre tutto distrutto. Qua non posso passare. Qui c'è un'altra stanza. Voglio capire che cosa si può fare in queste stanze, sono minuscole comunque. Qua siamo al cane di prima, quindi ok. Vuol dire che posso scendere. Impresa. Allora, dove sono le scale? Faccio solo questi 4 per farvi vedere com'è sopra, ma non salgo di più perché mi sto cagando addosso. Ecco, bello, avete visto? Bene. Posso scendere. Ragazzi, aiuto, queste scale sono... Aiuto. Mamma mia. Muoio. Scusate se non parlo, ma
sono quanto impegnato in questo momento a non perdere la vita. Aiuto, cazzo. Ok, ci siamo, queste sono facili. Posso uscire. Qua sembra sempre so, qua si vede la cantina dove non scenderò. E qui siamo all'atrio di prima. Addio pianoforte, direi che me ne posso andare. Ok, ora oltrepasso. Aia, e poi vi faccio vedere fuori com'è. Ciao ciao.